Buone notizie sul fronte del mattone in provincia di Rimini, anche come investimento seconda casa, in particolare a Riccione e Misano Adriatico, dove le compravendite dal 2013 al 2017 sono aumentate del 50%. A fare il punto sullo stato di salute del mercato nel secondo semestre del 2017 il gruppo Tecnocasa, e lo fa nella sede dell'Ordine dei Geometri con cui stringe un protocollo. Il mercato a Rimini è effervescente, spiega Emiliano Vitiello. Il numero di compravendite risulta in aumento di quasi il 6% in città e del 5,2% in provincia. I tempi di vendita si sono sensibilmente ridotti e sono anche partiti nuovi cantieri. Inoltre c'è una tendenza verso lo zero per quanto riguarda il calo dei prezzi, scesi del 2,3% nel secondo semestre del 2017. Il calo annuale sfiora il 5% e negli ultimi due anni arriva all'11,5%. In euro per un usato si va dai 1.480 al metro quadrato per quello economico a 2.380 per quello signorile, per un appartamento nuovo da 2.340 euro a 3.240. In città, mercato vivace nell'area di Viale Tripoli e del centro storico, i valori sono stabili, anche se permane una forbice ampia tra disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti e prezzi richiesti dai proprietari. Prezzi a partire da 1.400 euro al metro quadrato. Buona la domanda di immobili in zona Lago Maggio, in particolare prima casa, con prezzi da 1.500 euro al metro quadrato. Quotazione ancora in lieve calo nelle zone di Bellariva, Marebello, Miramare e Riva Azzurra, ma la domanda è buona, con prezzi da 1.800 euro. A Riccione, prezzi stabili ed in alcuni casi anche in rialzo nell'area centrale in zona paese, e attivo il mercato della casa vacanza nell'area di Albe del Porto. A Bellari il mercato si divide equamente tra residenziale e casa vacanze. Il semestre ha evidenziato un generale aumento del numero di richieste. Insomma, secondo Tecnocasa, la Riviera è interessante per investire, il mercato in forte crescita con molte domande anche per i tassi interessanti.